Una volta all'anno, nella notte di Halloween, i poteri dell'oscurità si uniscono ai poteri della luce. Cittadini di Coolsville, fissate il vostro incredulo e scettico sguardo sui miei mirabolanti poteri. Dagli eleganti esclusivi salotti di Vienna, in questo insulso luogo dimenticato da Dio, io, l'unico incredibile Kraski, vengo quest'oggi per lasciarvi di stucco! Abracam Kalibazam! Ta-da! Scooby-Dooby-Doo! Date un'occhiata qua, questa non è magia! Questo tavolo ha un buco! Oh! Ah, stramaledetti, state rovinando il mio... Guarda, guarda, guarda! Una botola costruita nel mezzo del palcoscenico! Ecco spiegato com'è magicamente apparso in scena, vero Scooby? Non c'è nessun mistero qui! Il nostro incredibile Kraski è soltanto una crosta di mago! No! Vi prego, tornate indietro! Vi posso spiegare! Non sei così leggero, Scooby? Scusa, Shaggy. Tutto ok, mi hai dato una bella mano. È un Shaggy? Ma no! Eh sì, questo sono io, Shaggy Rogers, il più coraggioso degli eroi. Shaggy, penso che abbiamo delle visite. E allora perché non ho sentito suonare il campanello, scusate? Il più coraggioso degli eroi? Dunque sarebbe quella il Banshee. Non è tutto questo orrore. Anzi, io la trovo piuttosto carina. Subito alla barca! Non possiamo lasciare qui il bastone, andiamo! Dove sono gli altri? Arriveranno! Aiutatemi a girare la barca! Cristallo lucente del fuoco scuro, mostra a noi i segreti del futuro! Scooby-Doo, dove sei? Così imparate una volta per tutte a volervi mischiare nelle faccende dei maghi! Mammina! Quella
specie di mago maniaco ha appena trasformato i nostri amici in mostri orrendi? No, amici miei, è il futuro quello che avete visto! Cosa? Hai detto il futuro? Tipo una cosa che non è ancora accaduta e che potrebbe accadere se ci imbarcassimo in una pericolosa avventura per alterare la mano del destino? Quel tipo di futuro? Qualcosa del genere, sì. Mannaggia, era quello che temevo. Anch'io. Dobbiamo agire in fretta. Ecco, guardate voi stessi. Questo che vedete è il magico scettro del re dei Goblin. Il re dei Goblin? Non capite? Kraski ha rubato la luce magica alla principessa Salice. Ora gli serve solo la magia nera dello scettro dei Goblin per completare il suo potere. Ma in fondo non suona così terrificante. Non è terrificante! Distruggerebbe la bilancia dell'ordine soprannaturale! Dobbiamo andarcene da qui! Scooby, comincia a scavare! Sì, messaggio ricevuto! La neve è un blocco di ghiaccio! Insomma, ti vuoi sbrigare a fare qualche magia? Una magia scioglineve! Ho cercato di dirvelo. Da quando Asmodeo si è fatto vivo, non sono stato più in grado di fare nemmeno una magia. Il classico blocco del mago. Datemi quella scrigna! Devi provarci, Vincent! È la nostra unica chance! Spirito dello scorpione, rivela il tuo potere. Questo è il mio volere. Nel magico globo la tua fiamma si raccolga e questo blocco di ghiaccio subito sciolga. Che succede, vecchio? Ti è finita la carica? La carica? Dici che siamo morti? No, che non siete morti! Che tontoloni! Mi chiamo Candelino! E io sono Miele d'Oro! Io sono Diamantina! Benvenuti nella città delle fate! Guardate laggiù la vostra scopa volante! Oh no! Povera scopetta! Scopina! Niente paura! Un po' di magia di fata e tornerà come era prima! Wow! Con le fate il fato è amichevole! Naturale! Noi fate usiamo solo la magia buona per bilanciare tutta la magia cattiva usata dai malvagi goblin ombra. Ma stasera la bilancia è mutevole. Temo stia succedendo qualcosa di terribile. Sappiamo tutto, ma se ci portate fino al castello dei goblin, forse possiamo sistemare le cose. Possiamo indicarvi la strada, ma non riuscirete mai ad entrare. Il castello pullula letteralmente di guardie per via del sabba dei goblin. Il sabba dei goblin? Sì, ha ragione. Non entrerete mai. Quella è in assoluto la più grande festa dell'anno. Oh, non mi dire! Se c'è una cosa in cui noi siamo dei veri maghi è guastare una festa! Grazie, signore e signori. La cremeria Coni Castello, produttrice dei coni più grandi e più buoni, è orgogliosa di sponsorizzare il primo saggio degli studenti dell'Accademia di Magia dei Fratelli Merlin. Ed eccoli qua i nostri ospiti, Marlon e Wirlen, i fratelli Marlin! Non è adorabile, Madeline? Sì. Oh, ma non dovresti essere lassù con lei? La sto istruendo come assistente. Mm.
sapere come hai fatto. Questo è un mio segreto, Mr. Sharpina. Oh, sei stata la fine del mondo, Madeline. Grazie, Shaggy. Ehi, hai visto in giro Scooby-Doo, per caso? Oh, andiamo, forza, muoversi, muoversi. Il tuo cane sembra più coraggioso di quanto pensi. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Scooby, abracadabra, duuu!